Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad una nuova video recensione. Oggi vi recensisco l'ultimo volume della serie di Ria di Barbara Bolzan. Vi l'ho recensiti tutti, vi lascio qui i link, anche perché se non vedete quei video o comunque non avete letto i libri precedenti non capirete molto di questa recensione e magari vi beccate anche qualche spoiler, quindi siete avvisati. Questo è Awaken, appunto, l'ultimo volume della serie di Ria di Barbara Bolzan, e che ha concluso davvero magnificamente la saga e insomma, mi mancheranno davvero i protagonisti. È un libro che si fa leggere davvero velocemente perché ti prende ed è molto avvincente, quindi vuoi sempre sapere cosa sta per accadere. Questo rispetto agli altri è un po' meno di azione, diciamo, a parte una o due situazioni, però diciamo è un po' più riflessivo, ecco, è più legato alla scoperta della verità, al buttare giù le maschere delle persone. Quindi abbiamo la principessa di Temarin, Ria, che se ne va dall'Idretia, dal castello di Idretia, insieme al ritrovato Nemi che si è scoperto essere in realtà il principe Niken di Idretia, e se ne va insieme a lui portando con sé la bambina che ormai tiene con sé, Roxil, e se ne vanno da quel mondo marcio, quel mondo splendido ma sotto cui cova il male, il veleno e la falsità, e se ne vanno insieme e si rifugiano in un paesino, Giuba, dove ci sono tutti persone ribelli che sono al seguito di Nemi, che sono sempre state al seguito di Nemi. Quindi Ria vive in questo villaggio, si avvicina molto a Nemi, cominciano ad avere una relazione di tipo sessuale, ma che col progredire delle pagine si fa sempre più importante come rapporto, ecco. Diciamo non è tra i rapporti più idilliaci che si possano leggere, però effettivamente sono due personaggi particolari. Nemi è un personaggio assolutamente, non è un eroe, o meglio, è comunque il personaggio praticamente credo più positivo all'interno della storia rispetto agli altri. È coraggioso, sicuramente leale, però ha molte ombre dentro di sé, non è il classico personaggio tutto fedele e tutto rose e fiori, insomma, sempre super gentile, anzi cambia umore davvero con facilità, non si capisce mai bene quello che sta pensando. E quindi diciamo è un personaggio pieno di ombre e misteri, e quindi è un po' difficile andarci d'accordo costantemente, però tutto sommato vuole bene a Ria e pian piano il loro rapporto comunque, diciamo, assume una certa stabilità, che è bella da vedere, insomma, dopo 4 libri di tormenti, ecco. Anche se tuttavia i tormenti non finiscono, diciamo che non è questa una storia nel suo complesso che ha proprio un lieto fine canonico, ecco, direi assolutamente di no. E nonostante quello che può sembrare dalle copertine o dalla trama, non è assolutamente una storia romantica. C'è sicuramente dell'amore, l'amore è sicuramente la spinta che fa muovere Ria in molti momenti della sua vita, però di certo non c'è quel romanticismo smielato e spicciolo di altri racconti sul genere, quindi anche per questo si discosta molto da altre storie e per questo l'ho apprezzata molto, come storia in generale. In questo libro Ria mostra ancora di più dei lati tra virgolette negativi, compie delle azioni molto riprovevoli, delle azioni che lasciano basiti, e nonostante non si condividano certe cose che faccia, comunque si comprendono, in quanto Ria è un personaggio femminile davvero atipico, come vi ho sempre detto, e che è reale, è un personaggio vero, è una persona vera con i suoi difetti, le sue debolezze, e che spesso agisce male pur di sopravvivere. Ora, lei ha sempre agito, ha sempre avuto dei comportamenti anche riprovevoli per la sua sopravvivenza o per proteggere chi amava, anche se in questo libro devo dire che compie alcune scelte cattive, un po' gratuite, nel senso non proprio legata alla sopravvivenza, ecco, qui l'avrei un po' più rimproverata Ria in certe situazioni, però come vi ripeto è un personaggio assolutamente reale, le persone hanno miliardi di sfaccettature e quindi e Ria sappiamo perfettamente dall'inizio che non è un personaggio puro, candido e buono, e ci sta assolutamente, Ria è assolutamente uno dei miei personaggi
femminili preferiti in generale, e voi sapete quanto sia difficile che un personaggio femminile in realtà entri nelle mie grazie. Di solito preferisco quelli maschili. In questo caso è l'opposto, preferisco più quello femminile che quello maschile. Il libro davvero ti rapisce, ti cattura, vuoi sempre sapere la verità, cosa sta per succedere, vuoi giungere davvero a scoprire la verità, esattamente come Ria. È un libro che conclude davvero bene la storia, che mi è piaciuto tanto, come tutta la storia in sé, anche se devo dire che ci sono alcune cose che non hanno rincontrato, che non hanno incontrato il mio gusto, ma è più legato appunto a un gusto personale. Però mi va di parlarne con voi, in modo che se avete letto la saga e il libro si può intavolare una discussione, ecco, e vedere cosa ne pensate anche voi. Allora, per quanto riguarda il confronto che hanno Ria e sua sorella Alsisia, qui Ria scopre che Alsisia e Strevi si sono comportati davvero male nei suoi confronti e che non sono le persone che lei credeva, in un certo senso. E tornando a quello che vi stavo dicendo prima, mi è piaciuto molto il confronto che hanno avuto Ria e sua sorella Alsisia, la regina di Temarin, in quanto buttano giù le maschere, cioè loro si mostrano l'un l'altra per quello che sono in realtà. Quindi Alsisia non è più la regina pura e gentile, ma si scopre che in realtà ha molta forza e che pur di raggiungere i suoi obiettivi insieme al marito ha compiuto delle azioni e si comporta in maniera abbastanza riprovevole, e quindi Ria scopre questo lato di sua sorella che non aveva mai conosciuto. Le due prendono davvero distanza l'una dall'altra, anche se tutto sommato resta un affetto di fondo, perché comunque sono sorelle. Mi è piaciuto davvero tanto il confronto tra queste due. È un confronto, secondo me, realistico, che era il momento che ci fosse, perché ogni volta c'era Ria che era veramente affascinata e un po' succube della sorella, e quindi ecco, adesso si sono diciamo scontrata, hanno buttato giù le maschere, si sono mostrate l'un l'altra per quello che sono. Meno mi è piaciuto il confronto con Strevi. Come si conclude il confronto con Strevi? Mi è dispiaciuto tanto come appunto è finito Strevi, in quanto è sempre stato un personaggio abbastanza patetico, però io ho sempre intuito un affetto per Ria. E quindi farla finire nel modo in cui è finita mi è dispiaciuto tanto. Avrei preferito un finale diverso, insomma, che ci fosse una possibilità, come per Ria ed Alsisia, ci fosse anche una possibilità con Strevi. Mi è dispiaciuto come è finito. Sì, mi è dispiaciuto. Un'altra cosa che non ha incontrato il mio gusto è il fatto che durante la storia si viene a scoprire che Blodric, il re padre di Idretia, che era stato dato per morto, quindi il padre di Nemi, in sostanza, si scopre che in realtà non era morto in un incendio come si pensava, ma era sopravvissuto. All'inizio si dà per morto, poi si scopre, colpo di scena, che era vivo, e poi vabbè, muore. Il tutto però off screen, cioè il tutto senza farcelo vedere mai. Cioè, a me sarebbe piaciuto che, siccome Blodric si è scoperto colpo di scena che era vivo, mi sarebbe piaciuto appunto vederlo, che fosse stato presentato e ci fosse stato fatto vedere all'interno del libro. E mi è dispiaciuto appunto che si è saputo che era vivo e poi è morto, però il tutto senza farcelo vedere mai. Questo anche è una cosa che mi è dispiaciuta. E un'altra cosa, ultima cosa che in realtà avrei gradito in maniera diversa, è il confronto tra Nemi barra Niken con suo fratello Aler, colui che è succeduto al trono di Idretia dopo Blodric, insomma. Con lui Nemi ha sempre avuto un rapporto molto morboso, nel senso, lui lo ha sempre amato, se lo ricorda da bambino. Quanto mi è piaciuta quanto mi piace questa cosa, che poverino, lui se lo ricorda da bambino, che giocavano insieme, lo prendeva in braccio, e adesso invece Aler lo odia, spesso ha cercato di farlo uccidere. Cioè, c'è questo amore verso il fratello non ricambiato, per quanto lo trovi anche eccessivamente morboso, perché tante volte Nemi sembra veramente testa dura e non capisce che il fratello lo vuole uccidere. Tutto sommato mi è piaciuto, mi ha fatto tenerezza questa cosa, perché comunque lui si ricorda da bambini quando giocavano e quanto stavano bene insieme, ed è una cosa che fa un po' parte di me, cioè anch'io non dimentico certe cose.
E quindi va bene, a parte questa cosa, c'è stato un confronto tra i due fratelli a un certo punto, però il tutto, siccome è narrata la storia in prima persona, in questo caso secondo me la prima persona è stata un po' limitante, in quanto noi capiamo, viviamo conoscenza di questo scontro, di questo confronto tra i due fratelli, tramite Ria che ce lo racconta. Perché a lei è stato raccontato da Nemi, cioè quindi è un racconto del racconto e secondo me perde molto di impatto e di intensità, cioè secondo me in quel momento ci doveva essere Ria presente appunto per farci vedere in tempo reale, in diretta, il confronto tra Nemi e Aller, perché secondo me questa scena che era così importante, secondo me ha perso di intensità, essendo raccontata da Ria che glielo aveva raccontato Nemi. Ecco, non so se riesco a spiegarmi. Io non apprezzo molto la prima persona, però in questa saga mi è piaciuta, ci stava, perché è Ria il personaggio fondamentale, è di Ria che vediamo la crescita. Quindi in questo caso mi è piaciuta la prima persona, però in questo volume in particolare l'ho trovato un po' limitante appunto per questa situazione del confronto tra Nemi e Aller, che avrei voluto fosse presentata direttamente. Ecco, queste erano tutte considerazioni mie, ovviamente, cioè il libro mi è piaciuto, la saga mi è piaciuta, c'erano soltanto questi due o tre elementi che avrei preferito fossero un po' diversi, però cioè, è soltanto, ecco, un mio gusto personale. Vi consiglio questa saga, senz'altro me ne avete sentito parlare tantissimo, l'ho spammata ovunque, ho persino fatto un'intervista all'autrice che è stata gentilissima e che ringrazio tanto, so che guarda anche i miei video, e quindi vi lascio qui anche la sua intervista se volete scoprire di più su come lavora. È stata un'intervista davvero molto interessante per me, che sono un'autrice emergente, quindi è stata davvero molto molto interessante. E niente, Ria mi mancherà persino quello scapestrato di Nemi, e chissà adesso i due cosa staranno facendo, ho tanti pensieri nella mia testa, perché il libro ti lascia un po' a libera interpretazione, cioè ti dice abbastanza quello che succede, però tu puoi un po' spaziare con la fantasia. Quindi Awaken, vi consiglio appunto di recuperare la saga se vi interessa il genere, e vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Se il video ti è piaciuto e vuoi supportare il canale, puoi offrirmi un cornetto e cappuccino simbolico usando il sito Ko-fi. Vi lascio il link nel box informazioni.